Giunti a questa decima edizione del progetto, un bilancio dell'esperienza secondo la Fondazione. Il bilancio è indiscutibilmente positivo. Quando un progetto va avanti per 10 anni è chiaro che il progetto è molto valido e molto buono. Noi come Fondazione riteniamo che l'importanza dei progetti poi debba essere un po' spalmata su tutte le realtà. Venerdì mi pare finalmente c'è cioè una riunione, mi è stata chiesta una riunione qui in fondazione da tutte le associazioni e è un fatto importante secondo me, propedeutico a acquisire sempre di più l'idea della sinergia, della collaborazione, di fare progetti insieme, progetti in maniera sinergica, in modo che più persone possano fruire di questi progetti importanti perché lo ricordiamo, si rivolgono a bambini chiaramente che hanno dei problemi e soprattutto, e questo lo possiamo dire con tutta l'esperienza che noi abbiamo acquisito, sono progetti che non sono assolutamente fini a se stessi, ma che danno dei risultati buoni proprio nel recupero, ancorché parziale, ma comunque recupero da parte di questi bambini. Questi ragazzi e com'è l'esperienza di stare a contatto con loro? Beh, abbiamo iniziato nella stagione migliore a partire da febbraio. Il percorso in acqua è stato molto positivo in queste 12 lezioni. Gli istruttori si sono detti molto contenti del lavoro in acqua fatto con i ragazzi. I ragazzi, oltre a imparare diciamo, le basi del nuoto, il galleggiamento, le prime bracciate, la respirazione, hanno sempre un atteggiamento posto verso il ludico, verso il gioco. Sorridono molto e questo ci fa molto piacere. Fa piacere anche alle maestranze, ringrazio le assistenti e le maestre per il loro servizio. Ringrazio anche l'Unitalsi, un'altra associazione che ha permesso l'accompagnamento dei ragazzi dalla scuola presso la piscina e viceversa. È un progetto, come diceva prima Rossella, che è giunto alla ciliegina sulla torta perché sono 10 anni. Siamo molto orgogliosi di questo e per questo ringraziamo enormemente la Fondazione che ci appoggia sempre in questo tipo di operazioni sociali.